Benvenuti a tutti, abbiamo innanzitutto scelto questo luogo e ringraziamo molto il Caffè Fiorio per ospitarci, perché abbiamo un po' seguito il suggerimento del sindaco, che ormai ci chiama dei novelli carbonari, e quindi abbiamo scelto un luogo che era un po' il luogo di incontro, di raduno proprio negli anni precedenti la costituzione dell'Unità d'Italia, un luogo dove si incontravano persone che venivano qui proprio da tutta Italia, perché Torino è un grande luogo di libertà, di condivisione, di incontro da parte di tutti. Oggi vi raccontiamo in particolare cosa succede a un anno prima del 150esimo. Lo avete in cartellina, è un programma molto ricco, forse un programma ricco quanto sarà ricco il programma nazionale del 2011, un programma di cui siamo anche molto orgogliosi, molto fieri, ed è un programma, come al solito per quello che riguarda il nostro comune, la nostra provincia, la nostra regione, realizzato in collaborazione con tantissimi soggetti. Quest'anno, coerentemente al nostro programma del 2007, quindi senza cambiare niente dal programma che abbiamo fatto già in occasione della costituzione del comitato, abbiamo allargato questa manifestazione di avvicinamento alla regione, e Daniela Formento, in rappresentanza dell'assessorato alla cultura, che ovviamente guida questo processo, ci racconterà che cosa avviene in questi giorni ma anche nei prossimi mesi del turismo. Alessandro, benvenuto, a te la parola. Faccio io così che è più comodo, devi tenere molto vicino al microfono, se ho capito bene. Insieme ovviamente alle associazioni di categoria, al commercio, al turismo, a tutti gli operatori che hanno dimostrato grande passione e entusiasmo alla preparazione di questo grande appuntamento, e insieme soprattutto ai nostri settori della comunicazione strategica con Anna Martina, abbiamo studiato un simbolo identificativo che verrà distribuito in 15.000 copie, che sarà questa che ho inventato con un Torino vi aspetta, che sarà il meno uno, sarà la coccarda tricolore del 2011 con 150enario dell'Unità d'Italia, che verrà ovviamente, come era già successo se vi ricordate per l'evento olimpico, una grande adesione da parte di tutte le attività turistiche, commerciali, produttive della città, punti informativi di somministrazione, ristoranti e bar, quel grande sistema di accoglienza che la città ha costruito in questi anni. Bisogna dare atto a tutti gli operatori dei settori che hanno vissuto con grande passione dalle Olimpiadi in poi questa crescita della città, e che quindi parteciperanno ancora con grande entusiasmo, anche veicolando ovviamente questo simbolo, che sarà il simbolo che ci preparerà ovviamente all'anno che ci aspetta prima del 150enario del 2011. Quindi do subito la parola all'assessore Alfieri, che ha il compito di raccontare cosa succederà sia nel cuore della città ma anche nelle diverse circoscrizioni, perché a differenza dagli altri anni quest'anno il forte coinvolgimento in tutte le 10 circoscrizioni. Fra pochi giorni, il 17 di marzo alle ore 12, proprio qui al Caffè Fiorio, si inaugurerà una mostra, non si può dire a cielo aperto perché è sotto i portici, ma insomma una mostra all'aperto intitolata appunto Risorgimento è. I banner saranno collocati in via Po, da questa parte di via Po, perché rimarranno ancora dalla parte opposta i banner dedicati a Bobbio, poi piazza Vittorio Veneto, in piazza San Carlo e in piazza Carlo Felice, ci saranno appunto dei banner che avranno le stesse dimensioni di quelli di Bobbio, banner che costituiranno un racconto per immagini e parole dedicato al Risorgimento italiano, periodo particolarmente significativo e di valore nella storia del nostro paese e della nostra città. Questa scelta è stata fatta perché il 2011, come sapete, insomma, il programma per il 2011 non consiste tanto nel racconto di ciò che è avvenuto durante il Risorgimento. Nel palinsesto del 2011 questo ruolo è assegnato al nuovo Museo del Risorgimento, che inaugurerà proprio nei giorni in cui inizieranno i festeggiamenti, quindi diciamo intorno al 17-18 di marzo. E questa iniziativa è totalmente sostenuta da sponsor, da forze locali che
sono state coinvolte nel 2011 in generale e in questa iniziativa in particolare. I due sponsor principali, anzi i due sponsor, sono Alleanza Toro e Compagnia di San Paolo. Proprio davanti al Museo del Risorgimento in piazza Carignano sarà messo un orologio, un po' come quello olimpico, che ogni giorno dirà quanti giorni ci... E anche le ore e minuti che ci separano dal fatidico 17 marzo 2001. Almeno uno, ci saranno delle iniziative realizzate dagli ecomusei urbani, cioè, come vi dicevo ce n'è uno per circoscrizione, ci saranno delle mostre, ci saranno degli itinerari guidati sul territorio, ci saranno degli incontri, ci sarà anche una sfilata di soldati in uniforme d'epoca e una conferenza sulla storia del mausoleo della Bella Rosina. Ringrazio molto per la collaborazione l'assessore Ugo Perone. Abbiamo pensato a tre avvenimenti, sono tre anche in termini simbolici, uno in tre comuni che sono fuori Torino, a Riva presso Chieri, tra l'altro in un palazzo molto bello, a Ivrea e a Pinerolo, con tre incontri dedicati a temi che hanno attraversato le vicende del Risorgimento o la storia d'Italia. E allora arriva presso Chieri, abbiamo pensato al tema dei santi sociali, a Pinerolo abbiamo pensato al tema del contributo dei valdesi e a Ivrea abbiamo pensato, anche perché quest'anno è il cinquantenario della morte di Olivetti, contributo della cultura olivettiana. In qualche modo anche simbolicamente, certo non ricomprendiamo la varietà delle culture che sono presenti nel territorio, ma in qualche misura sì, simbolicamente. E come si diceva, l'idea è poi che da questi stessi territori il giorno 20, il giorno in cui qui si farà la bandiera, accompagnati anche dai gruppi storici, arrivino delle delegazioni di cittadini che vengono dalla provincia e vengono in Piazza Castello e fanno parte di questo momento unitario della festa. Grazie. Ma sì, dunque, l'attività della regione sul meno uno vanno al di là ovviamente del confine della città e della provincia e quindi vanno di conseguenza anche al di là delle date previste per il meno uno, con tutte le ATL, le aziende turistiche del territorio piemontese, le quali stanno elaborando una serie di progetti che hanno il 2011 come tema centrale, dal recupero di piste ciclabili che uniscono il Ticino ai canali Cavour e che quindi ripercorrono percorsi storici, ad altre iniziative come quelle per esempio nella provincia di Cuneo attorno alla figura di Cavour come produttore di vino, come attorno al tema del Barolo. Quindi tutta una serie di iniziative appunto che per adesso sono ancora in itinere e che arriveranno a dei progetti specifici un po' più avanti. Comunque la prima iniziativa che la Regione ha avviato quest'anno e ha realizzato quest'anno insieme alla Fondazione Cavour e agli amici del Castello di Sant'Ena è stata appunto la mostra di cui ha parlato prima l'assessore Perone, che abbiamo già portato a Roma nella sede della Regione Piemonte, che è stata inaugurata alla presenza del Presidente Napolitano e che adesso da Torino girerà per tutto il Piemonte. Inaugureremo a giugno il Museo del Vino a Barolo, che è un museo che parte, prende le mostre da una collezione storica proprio del periodo attorno al nostro Risorgimento e quindi è una tappa fondamentale anche per arrivare al 2011. Stiamo portando nelle principali capitali europee una mostra sul Piemonte che ha con sé anche una parte sul 2011, che quindi intende promuovere in tutte le principali capitali europee le iniziative Esperienza Italia e le iniziative che faremo a Torino il 20 marzo, al quale invitiamo veramente tutti. È un po' la grossa differenza rispetto agli altri anni, in collaborazione con la provincia, con la regione, con la città e con Intesa San Paolo, porteremo in piazza circa 3.000, forse anche più,
persone da tutta la nostra città e da tutta la nostra regione per fare una grande bandiera umana che verrà ripresa in diretta dalla RAI e raccontata a tutta Italia. Quindi metteremo, grazie alla collaborazione con Award of Events, che ha vinto una gara che abbiamo indetto appositamente per la realizzazione di questo spettacolo, spettacolo di massa, coordinato da Graziano Milano, che è il direttore artistico del Teatro Ragazzi di Torino. Avremo tre punti di raccolta a partire dalle 14.30, per un'ora distribuiremo le mantelline sui tre punti di raccolta, uno all'ingresso di Piazza Castello lato Garibaldi, un altro sul lato di via Roma e un terzo all'arrivo di via Accademia delle Scienze sull'asse pedonale di via Lagrange.